Ci spiega la filosofia di questo provvedimento? Beh, tanto per cominciare, non è una questione di sostegno che viene dato a chi non ne ha diritto o non è in grado, diciamo, di usufruirne nella maniera più corretta. È assolutamente un sostegno al reddito delle famiglie e uno strumento di inclusione sociale. Ma quello che io in particolare dirò poi in sala, diciamo, è che si tratta anche, cioè c'è un terzo aspetto, si tratta di uno strumento di libertà per i cittadini, il che nel nostro territorio è particolarmente significativo. Noi ne abbiamo bisogno di questo strumento di libertà che possa ridurre, anzi far scomparire quelle clientele che nel nostro territorio sono ormai diventate la norma, perché siamo in mano, lo sapete tutti, ad una banda sostanzialmente. Io dico la banda di Via Firenze, ma potete chiamarla come volete. Quindi la sudditanza dell'elettorato nei confronti di chi è in grado di dare sostegno economico, perché ti fa trovare il posticino di lavoro per qualche mese, possibilmente in nero. Ecco, questa situazione deve finire. Il reddito di cittadinanza dà la possibilità a chiunque sia disposto a mettersi in gioco, in questo senso dicevo che non è una misura assistenziale, chiunque sia disposto a mettersi in gioco, e mi riferisco non solo al singolo ma all'intera famiglia, gli dà la possibilità effettivamente di essere riqualificato, quindi un incremento di conoscenza e una nuova possibilità di porsi sul mercato e quindi di accettare delle offerte di lavoro che ovviamente sono quelle che il mercato in quel momento consente di avere. Per cui si restituisce dignità al cittadino, il quale diventa libero e magari si appassiona anche al fatto di essere libero. Libertà vuol dire responsabilità, naturalmente, quindi si accresce anche la consapevolezza dei propri mezzi, ma vuol dire anche appunto un incremento di conoscenza, quindi una formazione permanente che ormai è nei tempi. Non c'è più nessuna professione in cui non si debba studiare per tutta la vita e quindi anche apprendere per tutta la vita, imparare nuovi mestieri per tutta la vita, perché poi l'importante è riuscire a sostenere la famiglia e dignitosamente poter rivendicare, anche nel momento in cui poi si va a votare, la propria scelta e non quella che ci viene imposta da chi è in grado di aiutarci nel momento di bisogno.